Buongiorno a tutti voi, bellissime donzelle di qualsiasi età e benvenute al mio nuovo appuntamento 4 chiacchiere col tacco più spesa. Oggi è sabato 7 ottobre e vai, fin qua tutto ok. Allora, ringrazio come sempre che mi commentate, che mettete like, che mi state seguendo e sono molto contento della vostra fedeltà nei miei confronti. Cosa ho fatto di bello questa settimana? Questa settimana ho fatto il primo turno e ormai siamo in ottobre e siccome che frequento la bassa di Bresciana con la macchina con i miei amici e abbiamo trovato le prime nebbie, quindi nebbie, insomma, banchi di nebbia leggeri. Speriamo che il tempo sia sempre buono perché se no dovremmo partire un'ora prima con la nebbia. A parte l'autista Marco che è un po' tipo Formula 1, vabbè, ma tutto quanto è ok, dai. E quindi il lavoro questa settimana è andato bene, non mi posso lamentare, è corsa via velocemente e per tutto il resto, insomma, come al solito, tran tran. E oggi che è sabato. Anzi, la temperatura oggi era abbastanza fredda, mattina erano 10 gradi, poi ieri invece, caso strano, al pomeriggio erano andati sui 27-28 gradi, quindi il tempo è pazzo, uno si ammala per quello che la mattina parti con una temperatura che fa freddo e al pomeriggio fa caldo e uno non sa come vestirsi e si ammala ovviamente. E questa settimana, sabato, oggi, scusate, sono un po' imballato. Stamattina ci è venuto a trovare un'amica che ha portato Luisa un pacchetto che è SDA che vi ho raccontato l'altra volta, ci sono stati i problemi. Quindi Luisa, a te la parola così ringrazi la persona. Finalmente abbiamo i nostri refill. Che farai un video a parte ovviamente. Sì, dopo lo faccio. Ilari ce li ha portati di persona. Ilari. Ilari, sì. È stata qua un'oretta. Comunque vi metterò tutti i dati quando faccio il video nell'info box sia alla sua pagina Facebook, perché i miei sono molto particolari e solo io ho fatto questo tipo di richiesta, però a chi ama? Ci sono refill particolari che non Non che lei gliel'ha mai chiesto nessuno ne ha perché fatto sono richieste di così. nessuno, quindi sapete questa qua è una brava ragazza che fa di tutto, insomma. Ecco. Ma soprattutto che tu gli chiedi cosa vuoi e lei te lo fa, ti fa vedere se ti piace, quindi cioè non è che ti impone il suo stile, tu Sì. scegli quello che piace. Quindi chi piace il genere Cocoa Daisy qua sicuramente si diverte perché lo stile è quello più o meno come idea, non è che sono copiati dal Non so, Cocoa non dimmi Daisy. cos'è sto coccarese che non so io, ma Le voi le donne. persone lo sanno, non Ecco. sono uguali logicamente, però è l'idea. Tutto lì. Prego, si può andare. Sì, ci ha fatto un grosso E favore. forse il mio telefono, forse. E forse adesso vediamo se la team dai. Forse. No, perché praticamente cosa è successo? Che la team mi ha mandato un messaggio a Luisa che essendo cliente team più Samsung avrà il cos'è che no, Galaxy Note 8 in in offerta. offerta praticamente a 28 euro a rata, 26. eh? 26 per 30 rate, quindi alla fine pagandolo così risparmia 200 euro, cos'è? Si risparmia 200 euro a secondo dei siti, o comunque lo paghi uguali a secondo se trovi alcuni siti dove è in offerta, però io così lo pago a rate, non devo dare nemmeno Interessi, niente, l'anticipo. No, più che niente. altro non devo dare l'anticipo, perché di solito quando vai nei negozi, se non hai promozioni particolari, devi dare una percentuale Sì. d'anticipo. Io non devo niente, ieri mi è arrivato il messaggio, ho detto sì, dopo stamattina però vedo che non mi arriva niente, ho chiamato il 119, logicamente non sapevano nulla, ho chiamato un centro attivo, ho trovato un ragazzo gentile che mi ha spiegato che l'ha attivato anche lui tramite questo messaggio qua e anche lui non ha ancora avuto il via. Che praticamente sì, quando si carica la promozione che io ho risposto sì, posso andare in qualsiasi centro team, posso visionare il Galaxy Note 8, però so che mi piace perché io ho già il Note e posso prenderlo a quel prezzo lì, quindi è comodo perché comunque il mio mi sta abbandonando del tutto, inizio a avere problemi col Sì, touch e diciamo che il così. tuo è durato anche tanto perché hai fatto una marea di video col Allora, tuo il primo. mio ce l'ho da, il contatto è che io ho il Galaxy Note 3, quindi praticamente ce l'ho da 4 anni. Il problema è che mi si è rovinato tanto perché Cioè, i ho primi avuto video li 2300 facevamo con quello, quindi. video e li ho fatti con il Note, quindi ha iniziato a darmi problemi col Note
lì, perché sennò io i problemi non li ho mai avuti. Logicamente la batteria, come tutti i telefoni, le durate sono quelle, poi io lo tengo acceso tutto il giorno, mando messaggi destra, sinistra, manca qualcuno sì, povere vittime, soprattutto i tuoi monologhi lunghi, chilometri su WhatsApp, vero? Sì, no, soprattutto su Telegram, perché Telegram per far partire il messaggio, ecco, sì, per i super pigri, ecco. No, perché posso mandare i messaggi vocali mentre che guido senza toccare il telefono. Quindi questo è un messaggio subliminale di minaccia ai tuoi amici, praticamente, che sai che allora sono... No, lo sanno, perché tutti i giorni ricevono. Fatti. Io non ne ho tante di persone che mi mandano i messaggi, però quelle 5-6 sono tante. Quelle 2-3 persone che hai sono buoni amici, diciamo, dai, sono meglio pochi, ma buoni, ok? Tra l'altro, perché mi piace parlare con le persone, non aver 100 persone, saluto e via, quindi se trovo una persona... Giustamente, ok. Va bene, andiamo avanti, perché sennò non poi... devi darmi la parola, lo so. Sei logoroica, lo so. Però io ho una super abilità di Naturals, cioè scollego il mio cervello, quindi a volte... Beh, questo è orribile, ha preso, gli è arrivato da AliExpress un gattino, ma è orribile questo qua. È uscendo. È voodoo il suo nome, vabbè. No, è orrendo. Ecco, aspetta, te lo ritiro indietro. Ecco. Bravo. Ecco, niente. Quindi io mi scollego il cervello, lei parla, io dico sempre sì. Allora alla fine non ho capito niente. Poi dice, cos'è che hai detto? Dopo prendo anche parole. Comunque andiamo avanti con la spesa. Allora, oggi ho fatto la spesa in due negozi. Più sono andato a prendere un pacco alle poste, vabbè, insomma, di AliExpress, che erano dei timbri, non so, l'ha detto Luisa. Comunque, i miei giriti a sabato li faccio. Allora, vi faccio vedere quella più breve, perché sono andato, mi è arrivato a casa sto volantino dell'S Lunga. C'è scritto 10 giorni di prezzi incredibili. Diciamo che non tutte le offerte che sono qua dentro sono veramente, diciamo, delle offerte, però qualcuna era molto invitante. E dopo ho preso qualcosa in altro, quindi ho preso l'olio, questo qua, ho preso una, come vedete, una confezione intera di 8 bottiglie della questa marca, di un litro, costa d'oro, e veniva a 3,99 euro, quindi siccome che questo qua dura un anno e passa, quelle poche volte ci sono le offerte sull'olio, noi le prendiamo perché non sono sempre buone a volte. Poi ho preso 3,99 questo, poi ho preso questi qua della Lastoviglie, sono 100 come pastiglie, sì, insomma 100, non so come si chiamano, 100 cose, vabbè, insomma sono 100 pastiglie per la Lastoviglie, vengono 8,99 mi sembra, sì, e ne ho preso due pacchi, quindi anche questa offerta l'ho usata. Poi vediamo, perché c'è un po' incasinato, ho preso l'uva, questa che era in offerta più o meno, insomma l'uva viene 3,75 euro, non so, 3 kg, quindi costa meno, credo meno MD, che costava sui 4 o 5 euro insomma. Poi ho preso un'altra super convenienza. Scusate se mi alzo, ma è un po' distante perché ho la tavola piena. Queste qua sono 4 bottiglie di alce per lavatrice e sono 26x4, sono 104 tappi, anche questa viene a 8,99, quindi l'ho presa al volo anche questa, perché sono offerte che è meglio prendere quando ci sono, quando manca la roba in casa non c'è e ti serve, non c'è, scusate ancora se esco ancora, ma devo prendere altre cose. Toglio mia. Poi ho preso, è in offerta anche questo, Colgate, due dentifrici insieme, e viene, perché sto andando adesso a Aldum con il dentifricio, 2,79 euro, eccolo qua. Poi ho preso, sopra che adesso ecco il fresco, facciamo la pasta e fagioli, quindi ho preso i ditalini rigati di S Lunga, questa non era un'offerta, comunque vengono 1,15 euro, ho preso 2,5 kg, ho preso due pacchetti. Poi ho preso questa qua, questa farina che costa di più della fine normale, questa viene
Farina, 1,47 euro, però è della W350, quindi è adatto per fare le pizze. Ecco, ho preso questa farina qua perché non si trovano sempre, no, in Emilia non l'ho mai vista, quindi ecco, mi sembra di aver detto tutto. Sì, su S lunga ho detto tutto, quindi se vi arriva a casa sto volantino, ovviamente credo che sia Lombardia Veneto, non ce ne sono tanti di S lunga in giro perché è una cosa più che altro al nord. Guardate le offerte perché è utile, e quando avete quelle poche offerte che sono utili, è meglio prendere, perché dopo passano dei mesi prima che ne arriva altri, quindi tipo l'olio tessivo non vada male, quindi basta conservare l'olio in posti bui, che non sia il sole, e va avanti. Allora, poi sono andato a MD ho preso beh, una bottiglia di pesca perché c'avevo già di casa, quindi 1,26 euro, la solita pesca, nettare di pesca, ma è buona, mi piace molto questa qua. Poi ho preso il zafferano che è custodito sotto il cassaforte perché cavolo, veramente non è che costa tanto MD, però è 1,79 euro, sono 4 bustine zafferano, perché col Bimby faccio anche il riso al zafferano alla milanese ed è buonissimo, ecco. Poi ho preso una cassa di gasosa a 35 centesimi, vediamo se riesco a prenderlo, ecco qua una cassa di 35 e un litro e mezzo, vedete, ecco, quindi almeno beviamo un po' di. Poi scusate, ecco, ho preso sale per la lavatrice e lavastoviglie, scusate, sono 2 kg, viene 69 centesimi, un bel paccone, quindi andiamo avanti un bel po' perché ci vuole il sale e la lavastoviglie anche, oltre il brillantante, quelle cose lì, insomma. Poi il succo d'arancia, questo qua è 2, mi sembra 2 litri, sì, e viene 1,99 euro. Questo ci faccio ormai alla fissa che facciamo sempre durante la settimana, la crema di carote, che è spettacolare. Quindi lo prendo adesso, finché non ci stufiamo andiamo avanti così, noi andiamo a fisse. Poi ho preso 2 sbarattoli di fagioli Spagna, 35 centesimi all'uno, così ci facciamo un contorno veloce. Poi ho preso tre confezioni di latte intero, 0,69 centesimi, scusate. E ho preso in offerta i cracker, che da tanto che è una vita che non li prendevo più, sono 750 grammi, è un'offerta 1,99 euro, sono quelli salati perché gli sei piace, piace anche a me. Io non è che Sì, ma sai che i crepes salati sono buoni nel caffè latte. Ok, Quindi preferisco anche i salati rispetto a quelli no, ma però stasera li provi anche te nel caffè latte. no, stasera mangio la pizza, mi riempio su di pizza, dai. Poi Ma nel caffè latte il sale è sì, va buonissimo. bene, andiamo avanti, sennò qua il video dura una vita. Un chilo di zucchero 0,65 centesimi. Veramente quello matattato sarei sempre io, comunque, lasciamo perdere. Due scatole di funghi trifolati per mettere sulla pizza, 0,79 centesimi. Mi faranno santo prima o poi a me. Grana. Viene 7,99 kg, costa 3,36, una puntina di grana sempre MD, così ce lo grattiamo e facciamo insomma il formaggio per mettere sulla pasta. Poi ho preso 4 lattine da mezzo litro di birra, o 2 litri di birra, non bevo ovviamente birra perché a me la birra non piace, però questa settimana voglio fare anche il pollo sia al limone che alla birra, vediamo, tanto per fare qualcosa di diverso. Il pollo alla birra è facilissimo, mettete il pollo nella pentola, lo riempite di birra, lo fate andare col dado ovviamente, lo lasciate andare per non so quanti, mezz'ora, 40 minuti, non so com'è, adesso non mi ricordo più i tempi, più o meno sono quelli. Quando vedete che è cotto, lasciate senza coperchio che evapori tutto il sugo, basta che lo untino appena appena e sa da birra. Ecco. Poi ho preso il classico Gorgo, eccolo qua, 1,99 euro. Per mettere sulla pizza che mi piace da morire. Poi 10 uova della Cabianca che non mi ricordo più dove le ho messe, ecco, separì, speriamo che non vengano fuori i pulcini, non mi ricordo più dove le ho messe, ecco qua, Cabianca, viene 1,29 euro, eccola qua, sono 10 mi sembra, sì, 10 uova, ok. Poi
Preso mezzo chilo di limoni, viene 1,19 euro. Sono 4-5, quindi farò anche il pollo al limone, se mi ricordo. Poi il tonno, ho preso due scatolette di tonno all'olio di oliva, e vengono 1,19 euro anche questi, vedete, ecco, sempre MD. Poi funghi, ho preso due confezioni di questi funghi qua da 20 grami, perché costava un po' quelli che costavano meno, 0,79 centesimi secchi, quindi li metto a bagno nell'acqua e ci facciamo un buon risotto, per col bimbi, vi raccomando, col bimbi è una garanzia. Perché ieri ho fatto velocità, ho preso quei risotti in bustina, ma non sono vero, Luisa, non sono neanche paragonabili. Poi ho preso due confezioni di salame Milano, 1,19 euro, qua, salame Milano, Milano, ecco, perché così si fa i panini, e il cotto invece questo qua viene 99 spalla, viene 90 centesimi, e lo mettiamo sulla pizza, sulla porcata di pizza. Poi ho preso cos'è, un chilo, sì, un chilo di questo, usiamo due volte per la pizza, è un formaggio che si fonde nella pizza, viene 4,99, è buono, dai. Poi insalata, Mi hai comprato un regalo? insalata 0,69 centesimi in offerta, 125 grammi. Ho sentito una roba, non riesco a capire l'italiano intanto. Frisantino, ho preso 1,5 litro, 1,99 euro, una bottiglia di bianco frisantino. Poi lievito di birra, che l'ho perso perché è un cubetto piccolo, sarà nero, l'ho messo in giro ma ho spostato tutto. Beh, comunque è lievito di birra per fare la L'avrei pizza. fatto di casa perché ti odia. Mi odia, sì, anche lui. Mi odia tutti, 22 centesimi, eccolo qua, 22 centesimi su due cubetti, facciamo in un giorno, facciamo due impasti, così abbiamo per la fine settimana la pizza che vogliamo, perché la facciamo al tonno, cipolla, al specche e gorgo, e alla porcata che si va di tutta la montagna di sopra, quindi vabbè, insomma, vero Luisa? Ecco, 22 centesimi di Mi svelate i lievito segreti di cucina della mia pizza super segreta. di birra. Poi ho preso un cavolfiore da 1,49 euro al chilo, mi sembra il cavolfiore che è buono anche quello. Soprattutto gratinato con la panna e la besciamella. Vabbè, io lo faccio con la petto a pressione famosa, vedete il video veramente, ed è buono lo stesso così. Un chilo di carote, 99 centesimi che ci faccio, la famosa crema di carote che è una cannonata, ci mettete un pizzico di prezzemolo e formaggio, vabbè che ci va la panna e l'arancia, comunque è una cannonata. La cipolla dorata, un chilo di cipolla dorata che è sempre 99 centesimi, ok? E in più il pane che non lo faccio vedere, ma sono rosette soffiate, sono 20 cose che oggi la commessa mi ha fatto paura. Ma lei ogni volta, ma viene tutti i sabati? Ho detto sì, perché? Ho detto, perché ci porti una marea di pane, come faccio? Cioè, ci deve, ma ci avvisi così noi ne scaldiamo di più? Ho detto, beh, scusa, cosa devo venire tutti i giorni a prendere due pezzi di pane, prendo una volta a settimana e lo metto in freezer? Ho detto, ma sa che lei mi fa paura, mi sta, come si dice quando uno ti aspetta al varco, il stalker, come si dice, mi sta stalkerando? Ah, Lisa. È così, e insomma, è così, ma è a perire ovviamente. Ma cosa posso farci? Se mi serve il pane vado a prendere, mica devo. Vabbè che è stata gentile, un giorno mi ha detto se vuoi me lo prenoto il giorno prima e allora te lo prepariamo, però. No, secondo me comparirà il nuovo cartello. Vietato prendere più di 5 pezzi a persona. Col cavolo, avevo un'altra parte piuttosto. Va bene, qua il video sta durando anche troppo, siamo già a 19 minuti, perché ho conto tempo, sono come Logorroico. logoroico, no, è come quella barzelletta del prete che faceva l'omelia, no? Era troppo lunga e i fedeli si stufavano. Aveva trovato un trucco, si metteva una caramella in bocca e ciucciava e sapeva che durava 8 minuti, no? Un giorno però ha messosi in bocca la caramella, però non era una caramella, era un bottone e lui continuava a ciucciare, ciucciava ore e ore, e si è sbagliato perché è durata troppo, quindi io mi metto il tempo per non stufarvi.
Quindi ora io chiudo qui il video, spero che vi sia piaciuto. Condividete, mettete like, iscrivetevi, soprattutto salve per Luisa perché ha delle belle idee che a me piacciono e piacciono anche a voi sicuramente. Io sono solo Giuliano, ecco, diciamo che sono un piccolo pagliaccio anch'io, ok, quindi chiudo qui, fate pure le domande che volete e ci sentiamo al prossimo sabato, al prossimo appuntamento. Ciao a tutte e alla prossima!